Eccoci qui con un'altra carriera del nostro Nautica, ragazzi. Dopo ben una settimana, vabbè, sapete che comunque ero partito, mi ero fatto, dovevo farmi 3 giorni a Beccia, però alla fine ci siamo fatti una settimana in Aurora. Quindi ragazzi, questa è l'ultima serie che porto di questa settimana e poi da domani inizia di nuovo in ordine come l'avevo sempre portata. Ok ragazzi, andiamo alla partita contro il Bradford. Bella partita, le magliette vanno più che bene, abbiamo il nostro distacco ormai assurdo da tutte. La formazione ragazzi, giochiamo col solito 4-4-2 con il nostro Plizzari in porta, Mancini, Bani, Dell'Orco e Mael, i nostri difensori, il nostro Tonali e Sensi, il nuovo arrivato in casa Nottingham. Eccoci il capocannoniere di questa Serie B inglese, ragazzi, il nostro Vardy inquadrato. Vediamo se oggi riuscirà a fare un altro dei suoi bel gol. Sotto la pioggia, ragazzi, qua in Inghilterra, anche qua dove abito io sta piovendo. E inizia la partita con il principe che la passa per Vardy, subito il Nottingham con Sensi, Sensi che la passa indietro per Mancini, subito Mael subito prova a ripartire, la manda per Vardy, Vardy ancora per Tonali, il Pota, ancora il Pota che la passa verso Vardy, Vardy ancora per Sensi, prova a spingere il Nottingham, ancora il Nottingham in velocità, ancora la prova a buttare in mezzo ma sbaglia tutto e cos'è, fuori gioco? Cosa ha fischiato? Cosa ha fischiato? Ragazzi, cosa è successo? Fate vedere il replay. Ah, è arrivato in scivolata brutta, 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 ragazzi. Quindi bella punizione. Non me ne ero neanche accorto. Rivedendo il replay me ne sono accorto. Io direi di provare da qua, ragazzi. Proviamo da qua. Ok, vediamo. Vardy subito prova il tiro ma niente, ancora palla del Nottingham, ancora il Nottingham con Vardy, Vardy che la butta indietro, Mancini, il Nottingham che prova a ripartire da Mael, Mael per Takidis che fa un errore ma ancora Mael, Mael che la passa per Cutrone, il principe prova a buttare in mezzo per il nostro Adiapong Dembélé, ecco il Bradford che prova a ributtarla lunga. Ma capisce tutto il nostro Nottingham, ancora di cattiveria, con Sensi, ancora Sensi, Sensi ancora per Vardy, Vardy prova il tiro, ma niente, prova il Pota, ma spazza via la difesa del Bradford, ancora l'attaccante del Bradford, ma capisce tutto il nostro Nottingham, con Sensi, Sensi ancora per Takidis, ancora il tacco ancora per Sensi, ancora Sensi che si prova ad estendere, prova a buttarla in mezzo, ma prova a spazzare via la difesa del Bradford, ancora con Bellamy, ancora il Bradford. Consa, Consa per Meltin, Mekadi, arrivano al centrocampo, ancora indietro per Mokor, ancora il Bradford con tutti i passaggi, capisce tutto il nostro Sensi che la passa per Mancini, Mancini che la cambia per Mael, prova a ripartire il Nottingham, sbaglia tutto, ne controlla ancora per Sensi, Sensi che vede sulla fascia, fa partire il tacco di velocità, prova a rientrare, ancora il tacco, prova il tiro a giro, sfiora. Che bel tiro a giro, vediamo se fanno rivedere il replay, sì, prova a rientrare, prova il tiro a giro, bellino, dai, bellino, ci abbiamo provato ragazzi, al 44esimo ancora 0-0, però bel Nottingham sto vedendo, questi primi 45 minuti un bel Nottingham, ancora il Bradford che prova a ripartire, ancora il Bradford sulla fascia, sempre la fascia sinistra ragazzi, vogliono cercare di sfondarci sulla fascia sinistra. Ancora con Maupau, Maupau che la prova a buttare in mezzo, orribile. E Plizzari con tutta sincerità, con tutta tranquillità, la prende bene bene bene. Sbaglia anche Vardy, fischia adesso 0-0, fine primo tempo, Nottingham, Bradford. Allora, mi dispiace per Patrick Cutrone, è uno dei miei giocatori preferiti del Milan, quindi mi dispiace un po', però lo devo sostituire, mettiamo il nostro Gon Calves, però devo vedere una cosa perché io giocherei anche così, terrei lui esterno alto sinistro, Adiapong lo alziamo con Vardy, per la difesa ci sta, il centrocampo mi sta piacendo pure, quindi togliere solo Cutrone che
preso quei pochi palloni che ha preso, comunque ha sbagliato appoggi. Quindi Cutrone è un po' deludente in questa partita, ma sbaglia tutto anche loro. Col Notted anche prova. Mancano 5 minuti ancora. Mel arriva in fascia, la prova a buttare in mezzo. Supera Diapong. Palo, prova ancora il tiro. Deviazione del portiere. Mamma mia, che palo. Altro angolo, Tonali ancora dalla bandierina in mezzo, non c'è nessuno. Arriva da dietro, prova il tiro Sensi, la devia, Mepan. Altro angolo per il Nottingham, Takidis dalla bandierina, prova a buttare in mezzo. 3 minuti di recupero. Ancora Mel che la butta per Tonali, ancora Tonali, prova a partire Tonali. Tonali che la cambia verso Dell'Orco, ancora Dell'Orco. In scivolata il difensore del Brentford che non riesce a fare niente, ancora Tonali. Tonali in mezzo a due, prova il tiro. E fischia 0-0, però una bella partita. Il Nottingham ci ha provato fino alla fine. Non siamo riusciti, però. Voti alti: 13 tiri a 1, 6 tiri a 1. Cioè, abbiamo fatto capire. Poi non siamo riusciti a vincerla, ok, però abbiamo fatto capire che siamo la capolista, ragazzi. Ok, andiamoci a fare gli allenamenti con i nostri giocatori. Dell'Orco ha fatto una bella partita, Plizzari ha fatto una bella parata, Banku lo devo far giocare più spesso perché è buono, e Fell penso di fargli fare l'ultimo allenamento e dopo lo posso cambiare allenamento. Ok, andiamoci a fare la partita contro il West Brom, 12 febbraio 2019. Il West Brom non è fra le prime 6, quindi in teoria non dovrebbe essere complicata come partita. Magliettine vanno bene queste. Io farei fare un turno di riposo a Tonali e metterei. Proviamo Edward, ragazzi, e Banku voglio far giocare, faccio riposare un po' al nostro Adiapong. Anche a destra voglio cambiare. Io direi di usare il nostro Diaz e come ultimo farei riposare Mael. Ok ragazzi, 4 sostituzioni. Sensi magari li faccio fare mezza partita perché è già sul giallo, per il resto va benissimo così. Ultimate 4 minuti, andiamo alla partita. Covardi, dopo essere siamo rimasti a secco, ragazzi, nella partita precedente. Vardi ci ha provato fino alla fine. Cutrone un po' deludente. Adesso infatti voglio vedere se magari si fa perdonare in questa partita, magari facendo pure un gol. E inizia West Brown, Nottingham Forest. Subito il West che prova. Centrocampo, superando il centrocampo adesso ancora Phillips. Phillips contro tutti, ragazzi. Banku chiude bene. Ecco Banku ancora per Edward. Per Cutrone. Cutrone si deve far perdonare per Mancini. Mancini ancora per Janko. Janko che la cambia per Dell'Orco. Anche Janko è uno da guardavedere comunque se è buono o no. A me non sembra male come sostituzione, come riserva. Ci potrebbe stare pure. Magari l'anno prossimo, che se non abbiamo tanti soldi per fare calciomercato, intanto Banku la può buttare in mezzo ancora. Edward ancora che prova il tiro, ma ancora Edward che lotta. Se comunque non ci danno tanti soldi come riserva in Premier, non ci starebbe male. Poi Mael è in prestito, quindi almeno abbiamo il terzino sicuro l'anno prossimo, se ne riusciamo a riscattare Mael. Che prova, ma ancora loro con Barnes. Barnes per Liveron. Provano adesso, ma capisce il nostro orco buono, chiude bene. Plizzari la prova a buttare lunga. Ancora il Nottingham, ma il West Brown chiude bene. Rodriguez ancora prova a cambiare verso Phillips. Phillips per Rodriguez 1-2. E adesso fanno il solito pressing odioso che a me non piace. Leko prova dalla sinistra, ancora Dell'Orco in angolo al 32esimo angolo, primo angolo per il West Brown. Phillips da destra la prova a buttare in mezzo. Il no Banku, ancora Banku. Banku che prova a far partire Dell'Orco di velocità. Ancora Dell'Orco di velocità, ancora.
Ancora. Questo è fallo. Allora. L'ha ammonito. Punizione, ragazzi. Qua la butta in mezzo. Vardi, la prova a buttare in mezzo. Corta. Provano a ripartire loro con Barnes. Ancora Barnes per Guardiola. Provano a spingere a sinistra con l'Eco. Ancora l'Eco. Sbaglia ma recupera per Deveson. Deveson per Bartley. Bartley ancora per Liveron. Ancora Phillips che prova. Tutti i passaggi centrali apposta per far finire questa partita. Allora, Sensi è stanco, ragazzi, va cambiato per forza Sensi. Vediamo se abbiamo qualche altro centrocampista perché mi sa che in centrocampo non abbiamo più nessuno. Quindi mi tocca mettere Banku che no, che okay, non può farlo. Vediamo se troviamo un altro CC. Non abbiamo un CC, ragazzi. Mettiamo il tacco. Facciamo fare questa partita al tacco. Il secondo tempo. Poco a poco si è riposato. Inizia il secondo tempo con Vardy. Vardy subito per il tacco. Ancora per Vardy. Vardy prova per Banku. Banku. Sbaglia tutto Banku. Recupera la palla loro con Sacco. Sacco per Guardiola. Quella è per Guardiola. Provano loro ancora. Prova ancora a spingere. Ancora Guardiola. Guardiola ancora per Field. Field per Gehry. Gehry prova in mezzo. Prova il tiro ancora Gehry. Plizzarri salva. Angolo al 91esimo. Ultima azione. Ultimo angolo della partita. Ancora Barnes che prova a buttare in mezzo. Plizzarri esce. Prova a ripartire. Cutrone. Fischia. 0-0. Secondo 0-0. Comunque sono due 0-0 belli. Ci abbiamo provato fino alla fine. Cioè abbiamo giocato bene comunque. Non è che hanno giocato le altre squadre. Abbiamo giocato bene noi. Ok, avanziamo verso la Emirates Cup, ragazzi. Intanto ci è arrivata un'offerta di trasferimento per Edward. 340, Edward io rifiuto perché per ora ci è servito. Infatti l'abbiamo usata adesso, io lo proverei a usare ancora per altre 4-5 partite, poi in caso si vende. Offerta di trasferimento per Edward ancora. Come ho detto, voglio provarlo un paio di partite. In caso dovesse essere proprio scarso scarso, lo vendiamo. Ok, ragazzi, ci salutiamo qui prima della partita di coppa contro il Rotterdam. Quindi ragazzi, un saluto al vostro Fefe Channel, scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate della squadra, cosa ne pensate della serie e bella.